Lucarelli conferma la formazione che ha battuto la Recanatese Chieti in campo con il solito 3-5-2, Orlando e Fabrizi in attacco nel derby con il Nereto di Federico Del Grosso, ex capitano nero-verde. La sua squadra deve difendersi già in apertura perché il Chieti spinge subito a caccia del gol dell'1-0 davanti ad una folta cornice di pubblico presente allo stadio Angelini. Nereto che trema, difesa più perforata del campionato ma graziata dal Chieti in divisa bianca che si riversa nella metà campo avversaria, qui tutto in velocità, scippato il pallone al Nereto, palla per Orlando, l'imbucata in verticale per Luca Fabrizi che arma un destro sul secondo palo e appuntamento con il vantaggio ancora rimandato. In difficoltà il Nereto, pedalino, riferimento offensivo stretto nella morsa dei difensori del Chieti, Boito schierato a supporto di pedalino che alleggerisce prima dell'intervallo. Ma come contro la Recanatese ad inizio secondo tempo, con le immagini di Galvano Coppa, è ancora Luca Fabrizi a sbloccare l'incontro. 1-0 del Chieti ancora una volta, la seconda consecutiva sotto la curva Volpi. Chieti in vantaggio e sempre più decisivo Luca Fabrizi. Nereto infilzato dall'attaccante nero-verde, ma c'è la reazione dei rossoblù che reclamano a gran voce un calcio di rigore per un tocco di mano dello stesso attaccante del Chieti proprio sulla linea di porta. Le proteste sono vibranti da parte dei giocatori in campo e della panchina neretese sul ribaltamento di fronte. Addirittura il Chieti potrebbe segnare, ma nel frattempo un vulcano Del Grosso, e a questo punto il direttore di gara Maxim Frashiniak interviene a gioco fermo per sventolargli un cartellino rosso. Dunque fuori il tecnico giuliese. Il Chieti invece trova anche il gol più atteso, quello di Luca Orlando, che si sblocca la prima marcatura per lui con la maglia nero-verde. Risultato adesso di 2-0, l'esultanza di Orlando per il raddoppio del Chieti, che a questo punto si esalta e sfiora più riprese anche il 3-0 senza successo, soprattutto con un tarantolato Luca Fabrizi che sta crescendo vertiginosamente nel corso di questo campionato. Si sacrifica per i compagni, cerca con insistenza la via del gol, e lui l'uomo copertina di questo Chieti. Qui delizioso il suo tocco per El Wasni, che nel frattempo era entrato in campo al posto di Orlando. Il Nereto a questo punto sparisce dal campo, sovrastato dalle continue conclusioni verso la porta della squadra di Lucarelli, che reclama pure per un possibile calcio di rigore allo stadio Angelini. Il Chieti passeggia e ottiene la seconda vittoria consecutiva, grande prova al cospetto di un Nereto sempre più in crisi. Il risultato finale: Chieti 2, Nereto 0. Sono contento perché è una partita molto trappola questa, perché è così, perché poi ho visto anche gli altri risultati, si segna poco, è cominciato un altro campionato e noi lo stiamo affrontando bene perché stiamo attenti a tutto. E adesso domenica prossima secondo me è la partita più importante per noi, perché bisogna ricominciare a vincere fuori casa e ancora salire in classifica, perché in questo momento la squadra ce la può fare ancora a salire in classifica, che stanno seguendo, sono attenti, concentrati, quindi domenica è una partita molto molto importante. È difficile per il Nereto, perché quando vai sotto poi 2-0 in un campo così grande, tu prendi autostima, ti sei sbloccato mentalmente perché finalmente hai fatto gol, hai fatto il secondo gol, i ragazzi capiscono che sono in controllo, è chiaro che ti viene più facile tutto, e loro non sapevano se esagerare a cercare di accorciare rischiando di prendere altri gol, e quindi la partita è andata così. Quindi dai, è un passaggio oggi, un altro passo avanti, e siamo veramente contenti. Questo da segnalare anche gli esordi per D'Innocenzo e per Paletta. Sì, perché questi ragazzi che sono aggregati con noi hanno delle qualità, e quando c'è l'opportunità è giusto fargli assaggiare un pochettino quello che significa giocare in prima squadra, e a Chieti, che è tutto diverso di giocare in altre situazioni. Quindi ben venga, siamo contenti, e così loro prendono anche loro autostima. Io non gli ho regalato nulla, perché non regalo mai niente ai giocatori, se lo sono meritato, quindi saranno contenti di questo. Grazie dell'ospitalità che ho ricevuto da Chieti, per aver anche ricevuto un premio. Sono orgoglioso di aver fatto parte, insomma, di questa società, di aver contribuito e di essere stato premiato, quindi faccio una premessa che
ci tengo a farla per quanto riguarda una questione di rispetto, a parte il calcio, ecco, quando le persone si comportano bene c'è sempre una risposta, e questa è una cosa che a me fa molto piacere. Quindi ringrazio la società, il presidente, Chieti tutta, soprattutto gli ultra che mi hanno, ecco, mi hanno accolto con un grande applauso. Quindi ecco, finiamo questa cosa qui, parliamo della partita. Sì, sapevamo della forza del Chieti, però in settimana ci siamo preparati bene. I primi 20 minuti eravamo un po' in difficoltà per capire un po' le uscite del Chieti, dopodiché ci siamo un po' compattati, abbiamo anche creato qualcosina. Purtroppo la classifica parla chiaro, noi veniamo da mesi e mesi di crisi, se così vogliamo definirla. Quello che ci rimane è la speranza, il cuore, ogni partita è cercare di accorciare questa amara classifica, però ecco, purtroppo questo non sta avvenendo. Più di lavorare non possiamo fare, ecco, quindi io non posso rimproverare la squadra, perché so che tipo di squadra è una squadra molto giovane, gioco puntualmente con 8 under, faccio fatica a fare sostituzioni, quindi questa è una difficoltà oggettiva che nell'arco di una partita è da tenerne in considerazione. Quanto riguarda questa partita, abbiamo ricommesso delle ingenuità, anche se il Chieti a un certo punto poi ha anche creato diverse occasioni da gol, e noi praticamente nel secondo tempo siamo quasi spariti. Mi dispiace, perché c'era un calcio di rigore netto, penso che ve ne siate accorti anche voi, sull'1-0. Io mi sono arrabbiato, forse sono stato un po' eccessivo, ma non ho offeso nessuno, ho alzato solamente un pochino la voce. Ho chiesto già scusa all'arbitro, perché comunque l'allenatore deve dare un esempio. Perché? Perché sono molto passionale, voi mi conoscete, mi faccio un po' prendere dalla partita, ma ripeto, ho solo contestato una decisione che secondo me andava presa, perché era calcio di rigore, che poi ci poteva stare anche un calcio di rigore per il Chieti, e se il signor arbitro non ha dato, però ecco, non sto qui a condannare gli errori dell'arbitro, perché sono persone umane come noi, quindi non è giusto, insomma. Però ecco, lì per lì mi sono un po' recriminato questa cosa, perché secondo me in quel momento della partita, se noi avessimo pareggiato la partita con quel calcio di rigore, poteva andare diversamente. Però ecco, ormai la partita è finita.